Salve a tutti, allora oggi giornata all'aperto. Come promesso faremo i torcinelli. Questo è il nostro budello che noi abbiamo sciacquato, grattato, passato nel sale e poi abbiamo lasciato per una notte intera a macerare in acqua e limone, in maniera tale che le nostre budella acquistino una consistenza migliore. Allora, gli ingredienti per preparare i nostri torcinelli molisani sono budello e animelle di agnello, la rezza di maiale, il sale, peperoncino, aglio e prezzemolo. Allora, iniziamo con lo stendere la nostra rezza. Per rifilarla, giusto? Sì, dobbiamo ricavare dei bei quadrati, rettangoli. Così andiamo a preparare l'involtino iniziale di questi torcinelli. Allora, tagliamo un bel pezzo di rezza. Lo vediamo un po'. Ecco. Tami, vai ad iniziare a sbucciare un pochino di aglio. Allora, una volta stesa la nostra rezza, ci adagiamo sopra i pezzi di animelle. Se ne avete qualcuno un po' più lungo, mettetelo come base in maniera tale da dare struttura a questo involtino. Allora, dammi un po' di sale. Prezzemolo, aglio a quantità, perché è un piatto con un sapore parecchio forte, quindi per smorzare un po' ci aggiungiamo altro aglio, ci aggiungiamo altro sapore. Poi peperoncino, se vi piace il piccante. Noi abbiamo preferito questo in crema, così in cottura gli darà pure un bel colore. Noi facciamo tutto con le mani, che qua... Sì, siamo in campagna. Ma poi a prescindere da se siamo in campagna o meno, le mani... In cucina servono. Servono apposta. Passiamolo. Ora, se sapete come si fanno gli involtini primavera, Tami? Sì. Allora, vai. Vai. Allora, arrotoliamo la parte inferiore e la parte superiore, poi le due estremità libere, cerchiamo e lo arrotoliamo su se stesso. Sì, guardate che bello! Ecco qua. C'è un altro? Sì, via. Allora, vai. Questo qua. Di nuovo la parte inferiore, la parte superiore, il primo lato e poi il secondo lato e lo arrotoliamo su se stesso. Perfetto. Eccolo là. Con il nostro budello abbiamo creato tante matassine che adesso andremo ad avvolgere intorno al nostro torcinello per dargli la forma caratteristica proprio che ha. Prego. Allora, prendiamo un budello, troviamo inizio, se ci riusciamo, sì, siamo state brave. Allora, si prende, si appoggia sopra all'involtino, con il dito si mantiene e si cercano di fare due giri. Così lo iniziamo a fissare, poi appoggiamo il dito sul budello e lo iniziamo ad arrotolare.
Noi abbiamo fatto dei super torcinelli giganti. Bene, volendo, con le dosi che daremo, loro invece di 4 ne faranno 8. Sì, poi li puoi fare come vogliono loro. Questo è più indicato per un secondo. Esattamente. Però se volete fare un aperitivo sfizioso, un bicchiere di vino, più piccolini. Allora, se il budello finisce, lo passate sotto uno già arrotolato, lo tirate così e li mettete di lungo, così ci potete attorcigliare un altro budello attorno. Non viene a trovare uno meglio. Stessa cosa. E vai. Divertente, vediamo. Sì, sì, è rilassante. Vuol dire le budella? È rilassante dopo un po' che lo facciamo. Ecco qua i nostri torcinelli. Allora, siccome sono abbastanza grandi, noi vi consigliamo di farli bollire prima. Quindi portiamo ad ebollizione una pentola con dell'acqua, ci rituffiamo dentro e li facciamo stare 5-10 minuti, dipende appunto dalla grandezza. Questo fa sì che una volta che noi andremo a cuocerli sulla brace, non si brucia fuori il nostro budello e l'interno non rimane crudo. Quindi così, facendo questa operazione, si cuoceranno in modo perfetto. Ed ora li andiamo a posizionare sulla brace. Il lavoro è stato tanto, ma il risultato è davvero eccellente. E quindi noi ce lo mangiamo. Sì, sì.